sotto il mirino nelle ultime settimane, soprattutto i quartieri collinari di Salerno. Sono tante le proposte che stanno arrivando. Ecco, questo è, qual è il punto della situazione? Noi più che proposte agiamo. Io penso che bisogna non parlare ma agire, e lo stiamo facendo. Abbiamo messo in campo una serie di servizi di controllo del territorio, anche di carattere straordinario, proprio per infrenare questo fenomeno dei furti in appartamento, che è il reato contro il patrimonio che più allarma il cittadino, perché trovarsi la casa svaligiata, vedere anche le proprie cose intime, personali buttate all'aria, è qualcosa di devastante sotto il profilo psicologico. Da pochi giorni abbiamo il nuovo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale, la dottoressa Sessa, che viene dal commissariato di Nocera, dirige la Nocera, e quindi ora anche la dottoressa Sessa è impegnata in prima persona per questo, per dare una svolta a questo fenomeno, nel senso di debellarlo, comunque di dare una buona falcidiata a questa banda di stranieri, più che extracomunitari, stranieri, che sta martorizzando il nostro territorio. Ecco, signor Questore, i cittadini si organizzano anche in ronde. Lei come valuta questo fenomeno? Il problema delle ronde, come dicevo anche prima, è un problema che ci deve far riflettere. Se ronda vuol dire controllo sociale del territorio, per me va bene, perché il controllo sociale spetta a ogni cittadino, rientra proprio nei compiti di ognuno di noi controllare il proprio territorio come si faceva una volta. Vuol dire che il cittadino deve essere attento a ciò che accade intorno a lui, e quando nota delle situazioni anomale, delle persone, dei personaggi o delle auto sospette, deve chiamare immediatamente le forze di polizia. In questo senso sì, ma se noi per ronda vogliamo intendere la vigilanza armata in un territorio, una vigilanza poliziesca, non va bene, perché questo compito spetta in via primaria agli organi della pubblica sicurezza, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato e agli altri corpi che sono a ciò deputati. Signor Questore, quando lei dice falcidiamo la banda, con più uomini che presideranno quelle zone, ci sarà anche una revisione rispetto all'organizzazione delle telecamere, della videosorveglianza, che magari abbia un'attenzione maggiore su quelle zone? E poi, quando parla di banda, dal punto di vista investigativo, avete idea che ci sia una regia unica, oppure che idea vi siete fatti della tipologia criminale? Allora, rispondendo alla prima domanda, noi mettiamo in campo una serie di risorse, le nostre risorse del territorio. In più avremo delle risorse che verranno da Napoli, quindi reparti di prevenzione crimine della Polizia di Stato. Per quanto riguarda l'impegno sul territorio per la banda di cui dicevo, i carabinieri qualche giorno fa hanno arrestato 3 soggetti, un georgiano, un polacco e un napoletano. Probabilmente il napoletano era la mente di questo gruppo criminale. Quando dico banda parlo di gruppo criminale, e quindi noi siamo attenti sia sotto il profilo della prevenzione, ma la squadra mobile sta lavorando sotto il profilo della repressione. Cioè, noi non dobbiamo prevenire, ma dobbiamo anche cercare di estirpare il cancro dal nostro territorio, che è rappresentato da questo gruppo delinquenziale che sta agendo in maniera abbastanza diffusa, soprattutto nelle periferie, nella parte periferica, nei rioni collinari della città. Io ho detto che le periferie non vanno abbandonate, e quindi il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale è stato opportunamente indirizzato ad adottare una serie di attività che tengano conto soprattutto in questo momento dei furti negli appartamenti. Noi dobbiamo dare tranquillità al cittadino. Quando torna a casa il cittadino deve essere tranquillo, non deve trovare gente in casa, e quindi deve vivere tranquillamente. Abbiamo monitorato anche le fasce orarie in cui avvengono questi episodi. Generalmente sono fasce orarie pomeridiane serali. Probabilmente questi approfittano ancora dell'assenza dagli appartamenti delle persone che o per lavoro o perché hanno altre cose da fare all'esterno della casa, lasciano la casa incustodito per un certo numero di ore. Quindi noi stiamo monitorando anche la fascia oraria e cerchiamo di calibrare e di indirizzare in maniera specifica, in maniera abbastanza più proficua, le nostre risorse sul territorio. Ecco, preparandosi e preparate in maniera diversa, ci sono delle
strategie diverse, quello che può dire ovviamente. No, io ritengo che ovviamente sia il controllo del territorio che veniva effettuato, anche l'attività di polizia che veniva effettuata a Nocera, può essere sicuramente mutuata anche per Salerno. È ovvio che ci sono altri modi di affrontare il problema, diciamo, a Salerno, perché essendo la città è molto più grande, quindi più zone da pattugliare, però sicuramente continueremo il lavoro che ha fatto la collega. Sì, allora noi come ovviamente Ufficio Prevenzione Generale ci occupiamo soprattutto in primis della prevenzione ovviamente dei reati, quindi metteremo in campo delle risorse che abbiamo per equipaggi, soprattutto come ha detto il signor Questore nelle zone, diciamo, che sono state colpite ultimamente da questa serie di furti, che cercheremo ovviamente di debellare.